grazie alla parola. Innanzitutto prometto di essere breve, così parlerà per primo chi veramente ha, cioè riesce a, diciamo, il come dire, scusate, sono come se nasce. Così facciamo parlare per primo chi lavora veramente sul territorio e deve avere il diritto di parlare più di me. Innanzitutto, quello che mi interessava fare oggi era un confronto, ciò che volessi dire è fare consulta l'anno scorso, consulta degli studenti e fare consulta quest'anno. Paradossalmente quest'anno abbiamo un'opportunità noi, perché abbiamo l'opportunità di convincere anche a votare sia in plenaria che come consiglio di presidenza. Comunque abbiamo in generale l'opportunità di raccogliere consensi di tutti gli studenti, perché non è più come l'anno scorso che c'era uno studente magari di sinistra o uno studente di centro, con qualsiasi fazione politica, che poteva dirmi la Gelmini fa dei danni ed è un danno per me. Io voto quello che voi volete perché siete pro Gelmini, siete della Lega, io non vi voto. Cioè, quest'anno questa cosa qui non esiste più, perché paradossalmente, grazie al governo Monti, tutte le decisioni che prende questo governo si riflettono alla stessa maniera sulla popolazione. Per esempio, la proposta del governo di, adesso parlando di scuola, di fare la cattedra di 24 ore non è un danno solo per me che sono della Lega o solo per voi, è un danno per tutti gli studenti. E se facciamo capire questo agli studenti della consulta, ai rappresentanti degli studenti, abbiamo l'opportunità appunto di raccogliere anche i loro consensi, che gli altri anni era evidentemente non impossibile, ma almeno difficile. Perché questo, adesso io parlo di questo provvedimento perché non posso dilungare più di tanto. Questa cosa qui, prima il sindaco parlava che di precariato, che suo figlio è precario. Paradossalmente nella scuola, anche se è bruttissimo dirlo, il precariato è l'unico modo perché gli studenti, chi esce dalla scuola, possa avere l'opportunità di entrare in quel settore, di essere un lavoratore nel mondo della scuola. Senza precariato la scuola è finita. E questo provvedimento di la cattedra di 24 ore, questa proposta qui, è un danno per tutti, sia per le persone che come me magari pensavano, a me piace fare filosofia, mi sarebbe piaciuto anche magari fare proprio filosofia. Ci metto la pietra sopra, non ci penso nemmeno più, perché se prima era difficile, mi dicevano non lo fare perché non trovi lavoro, diventi un precario, adesso dopo questa cosa qui si passa, cioè mi metto a ridere, dico faccio qualcos'altro, no? Divento precario in qualche altro modo, oppure faccio il lavoro di famiglia, che anche se non scodea tanto, mi sa che è la cosa più buona. E boh, questo è un danno anche non solo per gli studenti, ma anche per chi si è già iscritto all'università per fare il professore di qualsiasi cosa, perché uno che ha già fatto 4, 5, 6 anni da qualche parte, ha perso degli anni importanti della sua vita perché poteva andare a lavorare, si vede da un giorno all'altro un provvedimento di questo tipo, ti viene voglia di ficcare gli schiaffi, se vedi Monti in giro, cioè non lo so, perché è inammissibile che si praticano delle scelte senza andare a vedere quali sono i pareri della gente, perché adesso questa è, non è nemmeno una provocazione, una considerazione, invece di tagliare sul precariato della scuola, che sì è vero, ci sono tanti precari, comunque anche se si lamentano hanno fonti di reddito importanti, perché con 18 ore a scuola si può anche fare altro, quindi è un buon settore se si riesce a trovare lavoro. Il problema è che ci sono anche altri settori da tagliare. Perché tagliare su un governo tecnico, un governo che in Parlamento può fare cosa vuole, perché ha i voti di tutti, praticamente, esclusi la Lega, perché i tagli di valore li mettiamo con quelli che gli dai voti, perché la fiducia gliela votata, può fare appunto cosa vuole. Non è nessun problema tagliare, per esempio, 24 miliardi di euro all'anno per spese militari, che non ce ne facciamo assolutamente niente. Creare posti di lavoro, però cioè, se bisogna creare posti di lavoro, perché oltre alla crisi la manovra che hanno fatto ha degli effetti recessivi spaventosi, cosa bisogna fare? Bisogna andare a togliere questi posti di lavoro, cioè è bruttissimo da dire, però il precariato era l'unico diciamo opportunità di lavoro per gli studenti nel settore della scuola.
Detto questo, concludo così, poi parlo anche gli altri. Mi limito a fare gli auguri a Flavio, anche se sono degli auguri solamente in circostanza, perché ho la fortuna, conoscendolo da un po', di poter dire che persone come Flavio, cioè, sono persone che non le trovi tutti i giorni. E se oggi io sono qui e posso parlare di scuola, posso parlare di consulta, cioè, devo dire che senza Flavio io questa cosa non l'avrei potuta fare. Gli devo molto per i consigli che alla sera tardi, tante volte mi telefona, mi sveglia e mi dà, ma perché non può fare altro, perché le giornate sono di 24 ore, non sono di 26, quindi bisogna telefonare anche la sera tardi. E quindi, boh, grazie Flavio.